Amici della Formula 1 e soprattutto amiche della Formula 1, primo appuntamento con il garage della Formula 1, una chiacchierata settimanale con gli amici che fanno parte della famiglia di Sala Stampa F1, Daniele Musco e Davide Cacciotto. Ciao, come state? Buonasera, Buonasera. buonasera. Buonasera, tutto bene, grazie. Allora, tanti argomenti. Iniziamo dall'ultima notizia arrivata poco fa, ovvero sia che tre piloti della Ferrari Academy, Karun Ilott, Mick Schumacher e Robert Schwarzman, i primi due, effettueranno le libere 1 nel prossimo Gran Premio di Germania di Nürburgring, mentre invece il russo correrà o su Alfa Romeo o su Haas, in quel di Abu Dhabi, in occasione dell'ultimo appuntamento. Che ne pensate e chi dei tre alla fine potrebbe avere un sedile l'anno prossimo, Alfa o Haas, a questo punto, le candidate a ricevere uno dei tre piloti? Allora, secondo me un percorso naturale per Mick Schumacher, nel senso che era tutto programmato sin dall'inizio. L'obiettivo di Mick Schumacher è quello comunque di arrivare in Formula 1, sia per via soprattutto del nome. Io credo che comunque sia quello probabilmente tra i tre quello più preparato. Anche se io comunque non considero Mick Schumacher un grandissimo talento, un talento cristallino alla Verstappen, alla Leclerc, o anche alla Norris o alla Russell, però io l'ho seguito da quando lui ha debuttato in monoposto. Sono sincero, mi ha sorpreso perché lui ha la caratteristica che il primo anno generalmente nelle categorie ha bisogno di imparare. Una volta che lui riesce a massimizzare anche con il lavoro, poi diventa un vero martello ed è secondo me la sua più grande qualità. Nel senso, riesce probabilmente con l'applicazione e con l'esperienza a sopperire al talento che probabilmente non è un talento di quelli eccelsi. Quindi secondo me è quello più preparato. Poi tra il correre in Formula 2, vincere in Formula 3 e stare in Formula 1, il futuro ce lo dirà. Secondo me poi non è scontato, perché comunque la Formula 1 è un mondo a sé, no? Però Certo, credo che sia comunque il cognome di questo ragazzo quello. tedesco Certo, che si porta. il cognome lo ha aiutato molto, come è stato per esempio, io ricordo il caso di Bruno Senna, no? Che fu comunque aiutato tanto, però poi alla fine solo con il cognome non vai molto, molto lontano, perché poi io ricordo Bruno Senna dopo 2 o 3 anni fu giubilato, no? Per poi continuare la sua carriera in altre categorie. E quindi intanto sicuramente lui il prossimo anno sarà in Formula 1. Secondo me sarà in Formula 1 con Alfa Romeo, con Kimi che gli darà qualche dritta, essendo la persona di maggiore esperienza. Per quanto riguarda gli altri, Ilott sinceramente non lo ritengo molto, molto pronto, anche perché ho avuto modo di vederlo tante volte e non mi sembra prontissimo per la Formula 1. Schwarzman ancora meno, nel senso forse è più talentuoso di Ilott, però quest'anno dopo le prime gare si è addormentato, ha avuto un'involuzione importante. E quindi secondo me Schwarzman, prima di debuttare in Formula 1, dovrebbe comunque vincere, perlomeno lottare per vincere un campionato importante come quello di Formula 2, parere mio. Sicuramente, se da un lato il cognome di Mick aiuta e parecchio, serve il manico, dall'altra parte Schwarzman ha i rubli, i soldi e quindi anche quello, visto che la Formula 1 oggigiorno conta e tanto sui piloti che arrivano con un buon portafoglio, potrebbe anche lui avere una possibilità. Certo, Alfa Romeo resta delle due scuderie motorizzate Ferrari, quella più probabile, visto che Haas resta sempre un team forse più indipendente rispetto a quello del Michonne. Daniele, tu che dici? Allora, io penso che la categoria F2, così come quella F3, F4, insomma, le categorie palestra
per quanto riguarda i giovani piloti, siano negli anni migliorate tantissimo, e Davide, che è un conoscitore, mi può dare conferma. I talenti cristallini si capiscono subito. Parlavo giorni fa con un addetto ai lavori, riguardo proprio Lewis Hamilton, ultimo per essere, diciamo, in contemporanea, e mi diceva che già dal 98, quando il giovane Lewis era, diciamo, sotto occhio della McLaren, già si conosceva il talento di questo giovane ragazzo. Io penso che nelle categorie minori c'è qualche talento, come ha detto Davide, ovviamente, ma a volte è difficile capire fin dove inizia il talento e dove finisce, appunto, la competitività di un team, di una vettura, perché si sta creando quello che non si dovrebbe creare, cioè dire categorie minori con dei team che hanno egemonia, e quindi si fa fatica effettivamente a capire anche chi dei ragazzi così giovani può emergere in maniera più cristallina e limpida, perché si dovrebbe creare quello che si richiama, diciamo, una sorta di zavorra costante, no? Per i team, in modo tale da far emergere quelle che sono le qualità dei singoli ragazzi. Non lo so se la strada è giusta, però secondo me il livello delle prestazioni delle auto, delle categorie minori, ad oggi non so, soprattutto in Formula 2, ci sono team che sono abbastanza avanti rispetto ad altri, e questo secondo me non giova a far capire effettivamente chi magari può meritare una chance, chi magari può essere messo sotto occhio da qualche scuderia blasonata e quant'altro. Anche se secondo me negli ultimi anni il livello, allora secondo me tutti i più grandi talenti sono approdati negli ultimi 2 o 3 anni in Formula 1. Russell, Norris, Leclerc, Verstappen. Quindi si è andato a completare quello che comunque erano la presenza dei più grandi talenti nelle formule minori, sono approdati tutti in Formula 1. Io ricordo all'inizio nel 2007, dal 2007 c'è questa moda di far debuttare in Formula 1 i ragazzini, tutto ebbe inizio, se voi ricordate, con Vettel. Vettel nel 2006 debuttò nelle prove libere con la BMW. E sin dall'inizio era velocissimo. Da lì iniziarono a emergere i vari Vettel, a emergere Rosberg, Kubica, Hamilton. Quindi questo è stato il primo grande afflusso di grandi talenti in Formula 1. Infatti, se noi guardiamo gli Hamilton, i Kubica e i Vettel, sono comunque tutti quasi coetanei. Poi c'è stato qualche anno di vuoto e adesso ci sono tutti questi ragazzini che sono comunque tutti coetanei, quindi ci sono i Leclerc, i Verstappen, i Norris, i Russell. Secondo me, dopo questi grandi talenti approdati ultimamente in Formula 1, proprio per via del fatto che mancano questi grandi talenti in Formula 2, in Formula 3, in Formula 4, tranne qualche caso raro, stanno emergendo gli Schumacher, i Callum Ilott e gli Schwartzman. Io credo che nelle formule minori di qualche anno fa, piloti come Schumacher, Ilott e Schwartzman difficilmente avrebbero potuto lottare al vertice. Perché io, per esempio, ricordo da grande amante delle formule minori, la Formula 3 del 2004, la Formula 3 europea del 2004, annoverava piloti come Rosberg, Hamilton, Vettel, Di Resta, Sutil, quindi comunque Kubica, quindi comunque era una Formula 3 molto competitiva, cosa che comunque secondo me non è in questo momento la Formula 2, perché se tu in Formula 2, cioè guardi lo schieramento, in Formula 2 ci sono anche i piloti che comunque lasciano un po' a desiderare, ci sono i Gelael, ci sono i Samaia, ci sono ok, piloti anche esperti come Luca Ghiotto, che però comunque all'atto pratico non hanno mai vinto nulla di importante in carriera. Quindi comunque secondo me il livello nelle formule minori io credo che si sia invece notevolmente abbassato rispetto a quello che era di 4, 5, 6, 10 anni fa. Parere mio, comunque sia chiaro. Abbiamo parlato di ragazzini terribili e parliamo di vecchietti terribili, nel senso, resta ancora da capire, ma pare che resti Kimi Raikkonen un altro anno in Alfa Romeo, con la possibilità di battere il record di Barrichello come Gran Premi disputati.
torna Fernando Alonso a ridosso dei 40 anni, sono piloti che possono ancora dare qualcosa, dipendendo sicuramente anche della macchina che hanno tra le mani, o soprattutto Fernando dopo 2 anni di inattività in Formula 1, perché ha fatto Daytona, Indianapolis, Dakar, senza volante non ci sa stare. Però prospettive di questi piloti nel confronto poi anche con giovani rampanti, i citati Verstappen, Norris, Russell, e quelli che potrebbero arrivare. Ma secondo me Nando è Nando. Cioè partiamo dal presupposto che Alonso non lo puoi criticare, non puoi dubitare di Alonso. Il problema semmai sarà l'adattamento di Alonso a questa Formula 1. Lui, se non sbaglio, ha corso fino al 2017. Dal 2017 al 2020 è vero che comunque le auto pressappoco sono simili, però secondo me anche i livelli di carico aerodinamico sono cambiati parecchio. E quindi ci sarà da vedere l'adattamento di Alonso a questa Formula 1. È pur vero che comunque lui ha continuato, ha fatto Daytona, dove comunque ha fatto una differenza incredibile alla 24 ore di Daytona, ha corso il WEC, ha corso Le Mans. Però sono molto curioso di vedere Alonso nel team Renault, che poi si chiamerà Alpine, anche perché comunque in prospettiva futura, secondo me il team Renault è il team più interessante sullo schieramento di partenza, a parte i primi 3 top team, anche più della McLaren, secondo me, perché hanno fatto una campagna di rafforzamenti importante. E poi il nuovo presidente sembra De Meo, italiano, sembra molto, molto, molto determinato. Io ho letto una recente intervista che è molto determinato. Hanno fatto anche vogliono portare rivalutare questo marchio in Formula 1 al posto di Renault, quindi comunque lo vedo molto molto determinato, e sono curioso comunque di vedere Nando in Formula 1. Secondo me darà tanto valore alla categoria. Per quanto riguarda Kimi, voglio dire, ormai si avvia a diventare, anzi è diventato il pilota con più Gran Premi nello scorso in Russia, 322 se non ricordo male. Però farà, secondo me, da apripista a qualche giovane come Mick Schumacher, probabilmente. E questo significa quasi sicuramente la fine dell'esperienza in Formula 1 per Antonio Giovinazzi, che secondo me. Quello invece sarebbe un peccato, perché lui pilota che Però dopo tanti anni. sai, Giovinazzi è vero che ha una vettura poco competitiva, soprattutto quest'anno, però è stato anche protagonista di errori clamorosi. Per esempio, sia quest'anno che lo scorso anno, a Spa ha fatto 2 errori clamorosi in 2 gare in cui comunque poteva andare anche a punti. Quindi comunque in certi frangenti è mancato pure lui. Sì, adesso così per scherzare su Kimi, ricordando la pubblicità della Stelvio, dove neanche la moglie non lo fa guidare, c'è da capire se vuole sfogarsi in pista ancora un po' o se si dedicherà alla sua famiglia, come ha sempre ultimamente fatto. Daniele, tu che pensi? Allora, il discorso dell'età è sicuramente importante, sia in questa Formula 1, ma lo era anche nella Formula 1 dell'epoca passata, parlo degli aspiranti. Allora, il fattore età dipende anche dal fattore contesto, il team con cui uno si ripropone in Formula 1. Penso a Schumacher quando è rientrato nel giro della Formula 1 dopo qualche anno di pausa, con tante difficoltà, pur avendo avuto un incidente in moto, se non ricordo male. Insomma, i rientri non sono mai del tutto, diciamo, non giovano mai del tutto, anche perché allora, il mondo della F1, come ben sappiamo, come sappiamo, non gira alla stessa velocità del mondo esterno. Quindi un anno in Formula 1 non è come un anno al di fuori della Formula 1 per certi versi. Quindi può cambiare davvero tantissimo da un anno all'altro. Davide prima accennava ai carichi aerodinamici, ma di tutto, dalle procedure di partenza, dalle procedure di lap out in uscita dai box, insomma,
da un anno all'altro cambia un mondo, no? Soprattutto dal punto di vista tecnico. E rientrare nel giro con tutto il talento, diciamo, a disposizione va benissimo, ma non è detto che può essere sinonimo di competitività. E quindi io non la vedo benissimo, non per Alonso, che è un pilota che stimo e sicuramente potrebbe dare, può dare ancora tantissimo al mondo della Formula 1, ma quanto per quello che appunto ho detto prima, quindi la velocità del cambiamento. Discorso differente invece per un pilota di una certa età, che rimane nel giro della Formula 1, magari da un anno all'altro passare da una vettura poco competitiva o comunque di metà classifica ad una vettura con cui potersi giocare il titolo. Allora, c'è sempre stato, no, il cambio di passo anche con Mansell, che ad una certa età vinse il titolo mondiale. Quindi non vedo perché non potrebbe vincerlo un Alonso, un Hamilton anche a 40 anni, un Vettel. E oggi questi ragazzi sono sicuramente preparati per poter arrivare anche a 40 anni e oltre e restare competitivi. Il discorso ragazzi, il discorso che hai accennato tu Alessandro riguardo la competitività relativa, cioè quella con il teammate, no? Che poi effettivamente è quello che conta in Formula 1, il primo nemico, il primo avversario e il compagno di box. Quello, diciamo, è un discorso magari più complicato da valutare, perché sicuramente sul giro secco, in qualifica o sulla velocità pura, sicuramente i giovani hanno qualche carta in più da giocare. Ma nell'arco di una stagione dove contano le giuste scelte, dove conta anche una certa esperienza, o per dire anche in condizioni miste, gare bagnate, gare sicuramente chi ha corso per anni, per decenni, penso un Alonso, sicuramente è difficile che possa avere dei, diciamo, dei gap con un giovane dal punto di vista esperienziale. Quindi ecco, non lo vedo bene dal punto di vista prestazionale, però nell'arco di una stagione secondo me potrebbe far tanto anche nei confronti di un giovane. Io piuttosto sono molto molto curioso di vedere questa Aston Martin, e non ho ancora capito se loro avranno un'identità propria o si limiteranno a essere un team B della Mercedes, perché ancora sta cosa non è tanto chiara, perché se loro avranno un'identità propria, quindi non si limiteranno, secondo me, a copiare soluzioni Mercedes, faccio questo esempio, e cominceranno a fare assunzioni anche a livello tecnico, e quindi comunque si avranno la possibilità di battagliare, di potersi anche imporre, non dico per il titolo mondiale, ma cominciare magari a vincere qualche gara, ad andare a podio spesso, potrebbe essere un progetto interessante anche per Vettel, anche se... Io sono del parere che probabilmente Vettel è un pilota che ormai ha già dato, nel senso difficilmente rivedremo il Vettel degli anni Red Bull, perché comunque lo vedo spento. C'è un pilota che da 2 anni non ha più il lampo, non ha più la velocità, anche se consideriamo lui è stato giubilato dalla Ferrari, quindi non so se la Ferrari abbia ancora la volontà di supportarlo, però io ho dei dubbi sul rendimento di Vettel, e appunto non ho ancora capito la dimensione della Aston Martin, cioè sarà una Aston Martin un costruttore che potrà ambire, oppure sarà un team B Mercedes? Resta da capire, nonostante Aston Martin nelle altre categorie Endurance, ma anche DTM, passato, presente o altre, impegno, e se nel totale l'impegno, come credo, sarà a fondo, ovviamente motori Mercedes, ovviamente struttura già rodata in questi anni sotto varie denominazioni, io credo che possa tranquillamente diventare un team a sé stante e rivitalizzare magari un Vettel che come pilota non è discutibile sì, quanto fatto vedere da lui in questi 2 anni, come ho detto, scherzando, ma non solo scherzando, ha vinto a mani basse il campionato del mondo di giravolte, perché io non mi ricordo sinceramente negli anni passati
un pilota che abbia fatto tanti testa-coda, voluti non voluti, in queste ultime stagioni come lui. Da lì poi la crisi Ferrari, la concomitanza di avere nel box un ragazzino terribile come Leclerc, il fatto di sapere bene o male che il futuro in Ferrari sarebbe terminato anche per lui senza titolo mondiale, però credo che il Racing Point, che diventerà Aston Martin la prossima stagione, possa fare bene. E parlando di piloti esperti, parliamo di un ragazzo nato a Stevenage che ha vinto 6 titoli mondiali e che pare incamminato a vincere anche il 7, perché davvero non credo chi possa mettergli il bastone tra le ruotone, visto che sì, Bottas qualche gara la vince, ma alla fine della fiera resta il favorito per diventare ancora una volta iridato Lewis Hamilton. Si parla contratto, quando lo firma, perché questa attesa, voci arrivano dall'Inghilterra, la stampa un po' così, che trova tempo che trova, non specializzata, che ogni tanto lancia delle bombe, e l'ultima è un triennale possibile a 120 milioni di dollari sterline. Si vedrà, resta da capire appunto, continuerà in Formula 1, quanti anni con Mercedes, ed eventualmente non continuasse con Mercedes, magari il 2022, dove potrebbe finire? Ma guarda, io sinceramente non ho mai avuto dubbi sul fatto che Hamilton rimane in Formula 1. Secondo me il problema principale in questo momento in Mercedes è piuttosto la posizione di Wolff, ma più che la posizione di Wolff, secondo me lì si parla più di una distribuzione di quote, perché probabilmente ci sono anche in ballo le quote che furono di Niki Lauda, il 10-11% se non ricordo male. Quindi probabilmente gira tutto lì l'inghippo. Anche la questione comunque del rinnovo eventuale di Petronas e questa Ineos che vorrebbe anche entrare con una quota di minoranza. Si dice una parte delle quote di Toto Wolff e le quote che erano di Niki Lauda. Quindi comunque secondo me balla tutto lì. Però sul fatto che comunque Hamilton rimane in Mercedes penso che comunque non ci sono assolutamente dubbi, basta vederlo comunque. Cioè secondo me se tu guardi Vettel vedi che comunque è un pilota spento che ha già dato tutto, se tu guardi Hamilton non ti dà la sensazione di essere un pilota demotivato a fine carriera e che sta pensando al ritiro, questo è un mio parere. Certo, poi il caso Rosberg, la Mercedes sa bene il potenziale che ha sotto il sedere, perché alla fine è anni che vince. Quell'altro purtroppo è incappato in un ennesimo filotto di stagioni deludenti per la Ferrari, quindi anche quello è inciso. Ma poi ripeto, se hai invece un mezzo che ti consente di far bene, magari uno si sveglia. Ma proprio quello è il motivo principale. Se tu vinci, più vinci più vuoi vincere. Sai che comunque hai un'organizzazione alle spalle che è pressoché perfetta. È un'organizzazione che ormai cammina da sola. Quindi fior fior di tecnici, una casa automobilistica dietro come la Daimler. Hai pure un progetto comunque sulle auto di serie come testimonial sulla gamma elettrica. Quindi comunque sei supportato a tutti gli effetti. Certo, ben diversa la situazione di Vettel, quindi comunque io non ho mai avuto dubbi, semmai l'unico dubbio è legato alla durata del contratto. Si parlava inizialmente di un triennale, poi si è parlato di un biennale, poi di un 2+1, di un triennale. Secondo me è questo l'unico noto, ma sulla permanenza sua non ci sono mai stati dubbi. E altre situazioni fantasiose, Red Bull, Ferrari, Hamilton finirà la carriera in Mercedes, perché comunque ormai è un uomo Mercedes sin da quando correva in Formula 3, quindi non vedo altre possibilità, assolutamente. Daniele? Allora, e per quanto riguarda Hamilton, il discorso è questo qua.
Quando lui passò dalla McLaren alla Mercedes, tutti lo presero quasi per pazzo perché non si sapeva in quale team andasse, cioè, e se il salto era davvero nel buio o quantomeno. Cioè, insomma, sono state più le critiche che gli elogi. Poi effettivamente il tempo ha dato ragione a lui, no? Anzi, adesso è passato dall'altra parte della storia, cioè criticato perché ha indovinato la giusta scelta. A volte il destino dei piloti è anche una questione di optare le giuste scelte, e lo abbiamo visto anche con Alonso in Ferrari, con Vettel in Ferrari, insomma, io non penso che Alonso e Vettel. Pensa a te, scusa, se Alonso a fine 2008 avesse accettato l'offerta della Red Bull, aveva un'offerta sul tavolo, era andato pure in sede in Red Bull a parlare con Helmut e rifiutò perché lui aveva in testa di andare già in Ferrari. Pensa come sarebbe cambiata la carriera di Alonso in Red Bull, avrebbe preso il ciclo di Vettel e sarebbe stato Esatto, lui al posto di Vettel. magari avremmo avuto un altro triennio, 4 anni come Rosberg ed Hamilton, insomma un duello tra due campioni come è stato per esempio quello Hamilton-Rosberg. Però effettivamente io questo legame tra prestazioni e piloti non l'ho mai visto, nel senso Davide diceva, è vero che il pilota che vince cerca garanzie, come quando un campione, per fare l'analogia calcistica di calcio, cerca una squadra per poter competere nelle competizioni di Champions League, nelle massime competizioni. E questo è un dato reale. Però nel motorsport è anche vero che i parametri, le variabili rispetto anche al calcio stesso, per dire, per fare sempre un'analogia con un altro grande sport, non sono così semplici né da calcolare e tantomeno da prevedere. Quindi io non penso che i piloti siano criticabili per questo, anche perché lo staff e l'entourage sia di Hamilton, ma come di Hamilton di tanti altri, può avere tutte le sicurezze, tutte le rassicurazioni, però effettivamente poi è la pista a dare il responso definitivo. E infatti in passato abbiamo visto come fior fior di campioni da un anno all'altro sembravano completamente diversi. Io mi ricordo Schumacher nel 2005. Schumacher nel 2005 non era diventato di colpo un brocco, perché io ricordo le gare del 2004 stradominate, no? Con uno Schumacher in forma psicofisica perfetta, Era cambiata la Ferrari però dal 2004 al anche se non 2005, era soprattutto le gomme. Anche se non era magari lo Schumacher dei primi 2000, soprattutto di fine anni 90, sicuramente, però da un anno all'altro sembrava avere, non so, altri piloti, erano cambiate le auto solo per la questione Bridgestone e Michelin. Quindi effettivamente il discorso che fa Davide non lo trovo, diciamo, al 100%, diciamo, affine a quello che potrebbe essere il discorso di Hamilton. Cioè io penso che la decisione di Hamilton non sia tanto, diciamo, dal punto di vista prestazionale, perché si sa che oltre Mercedes ci sono almeno altri due team che possono, potevano quantomeno in un'ottica garantire competitività ai fini di lottare il campionato. Perché allora la Mercedes ha avuto un triennio di dominio 2014-2016 in cui hanno corso da soli, si può dire da soli, con due macchine, tutto il resto del gruppo non era neanche avvicinabile, si correva solo per il terzo posto. Mentre nel 2017, 18 e 19 abbiamo visto che la Mercedes ha avuto tanti attacchi al potere, come si dice, sia dal punto di vista, sia il sabato, basta vedere anche lo scorso anno, il 18, e anche in gara, la domenica. Quindi il tempo del dominio Mercedes, secondo me, è finito nel 2016. Adesso la Mercedes è rimasta ai vertici, sicuramente il punto di riferimento per tutti gli altri, questo non lo cambiamo. Però effettivamente gli altri team non sono stati a guardare. Ora lasciamo stare la Ferrari quest'anno, che sembra entrata in un vortice senza via d'uscita. Però se guardiamo all'ultimo triennio 2017-2020, qualcosa si è smosso anche dal punto di vista regolamentare. Quindi il primo maremoto della trasformazione tecnica, la Mercedes lo ha passato, non dico indenne, ma lo ha passato ai vertici. Quindi dal 2016
col cambio del 2017-18 lo ha passato indenne. Non è detto che col passaggio alle nuove regole la Mercedes, pur avendo sulla carta i migliori nomi, così come c'era per esempio Ferrari, altri tecnici bravi, però sulla carta sono loro al momento il riferimento, non è detto che con le nuove regole possano rimanere ai vertici. Questo io penso che uno come Hamilton lo sa benissimo, Hamilton e il suo, diciamo, il suo entourage lo sa benissimo. Quindi io trovo puramente, se dovesse rimanere Mercedes, una scelta sia di comodo, perché comunque ormai la Mercedes è una famiglia per Hamilton, quindi sicuramente qualsiasi cosa accade Hamilton è in famiglia. In famiglia, quindi dopo 6, 7, 8 anni con una squadra si è in famiglia ed è difficile riaccettare una nuova sfida. Sarà criticabile, magari sì, però è sicuramente un clima di famiglia che, al di là delle prestazioni che saranno, sicuramente potrà portare a Lewis la sicurezza di essere a casa. Poi per quanto riguarda adesso, lui sognava la Ferrari non lo so, alla fine ha chiuso le porte o comunque non si sono accordati, ha preso Sainz e Vettel ha preso la decisione di andare in Asia. Insomma, io non vedo per cui un motivo per cui Hamilton dovrebbe ritirarsi a fine stagione, sia con il settimo titolo in tasca, sia magari facendo le ipotesi assurde lo dovesse perdere a favore di un Bottas o di un Verstappen. Tra gli argomenti sull'asfalto più che sul tappeto, quest'anno dominato ai noi dalla pandemia e dal maledetto virus, ha stravolto il calendario, alla fine si è potuto correre, sono tornati circuiti storici, qualcuno nuovo apparso, Mugello, che apparirà a breve, quello di Portimao, e siamo reduci da un fine settimana dove il circuito di Sochi, che piace praticamente a pochi, a pochissimi, è stato al centro delle polemiche per tanti aspetti. Voi come vedete il fatto, e io credo si rifletterà anche l'anno prossimo, perché siamo in assenza di vaccino, siamo nella massima incertezza, siamo in una nuova esplosione di un virus che però conta tanti asintomatici, però è sempre un problema, perché sì, può curare in un certo modo le bolle organizzate dalle varie federazioni, soprattutto della Formula 1 hanno funzionato, però ci sono stati, e soprattutto in questi giorni, stanno venendo fuori tanti casi nel calcio e so, tra diversi giornalisti in Formula 1, comunque sia, una situazione magmatica e che probabilmente porterà un calendario aperto anche la prossima stagione. La vostra opinione, appunto, sia sul discorso circuiti con fughe così artificiose quanto ridicole, vie di fuga, altri che invece hanno riproposto la classica ghiaia, altri invece ancora che hanno i muri, quindi un ventaglio di possibilità, comunque ci deve essere una soluzione, io credo, dovrebbe essere standard e definitiva. La vostra opinione in merito. Allora, per quanto riguarda il campionato del prossimo anno, io lo continuo a ripetere, secondo me sarà un campionato organizzato sulla falsariga di quello 2020, perché ho visto che comunque ci sono stati come l'Australia, come il Giappone, che hanno intenzione di prorogare le restrizioni e anche l'ingresso agli stranieri nel proprio paese. Secondo me sarà una stagione, quella 2021, organizzata da Liberty come quella 2020, passo passo, gran premio per gran premio, e secondo me non sono esclusi anche delle new entry o delle conferme come Mugello, come Imola, come Portimao. Dipenderà sempre comunque dall'evoluzione che avrà purtroppo questo coronavirus. Per quanto riguarda Sochi, forse sarebbe meglio spendere uno dei circuiti più brutti, secondo me, della storia della Formula 1.
Perché, oddio, forse non sarebbe neanche troppo male se ci fosse la Chiaia nelle vie di fuga, però come è stato concepito non è un circuito da Formula 1 assolutamente, cioè è un circuito inutile, tant'è vero che anche lì si parla di spostare la sede del Gran Premio, si parlava di San Pietroburgo, nel nuovo circuito di San Pietroburgo, però secondo me come circuito, cioè passare dal Mugello, di che cosa parliamo? Cioè, secondo me non è un circuito che io ho tanta curiosità, dove io ho tanta curiosità è Portimão. Secondo me è una delle piste più belle al mondo. È inspiegabilmente lasciato sempre margini dai calendari della Formula 1. Portimão secondo me è eccezionale, è bellissima. Una vista piena di saliscendi, forse anche più bella del Mugello, secondo me, anche se rispetto al Mugello ha più vie di fuga in asfalto. Il Mugello, la caratteristica del Mugello è un po' come Suzuka, old style, ha tante vie di fuga in ghiaia. E lì il problema è che se tu sbagli, paghi. Ma dovrebbe essere in quella maniera la Formula 1 e i circuiti. Se tu sbagli, paghi. Perché se tu vai acceleri, vai a frenare in ritardo e poi comunque la pantomima dei cartelli in polistirolo, cioè una cosa inguardabile, cioè quella non è Formula 1, cioè quelle cose neanche alla PlayStation secondo me possono succedere. C'è la penalizzazione data a Ricciardo, cioè ci sarebbe da parlare per giorni come è stata gestita tutta la Come fatica. anche io ho modo di vederli in questi anni, gli stessi cordoli, quelli biancorossi per così dire, secondo me sono troppo alti, troppo sporgenti, e Sì, tagliare il passaggio delle monoposto. tu parli dei salsicciotti, quelli arancioni. No, il cordolo classico, quello bianco e rosso, il 18 arancione è un'altra porcheria, è un altro orrore che hanno messo per poi distruggere piloti, macchine, causare incidenti, perché quante volte uno decolla su quei salsicciotti e finisce contro gli avversari. Che poi, Questi che poi, cordoli in classico ormai sono diventati, e li ho toccati con mani e visti da vicinissimo, ah. talmente alti e talmente sporgenti che a furia di passarci giustamente perché è così in Formula 1, disfano le gomme. Che possono causare seri danni e gravi incidenti. Quindi, al di Sì, là del che poi resto, la secondo moto in secondo questi anni è diventata troppo artificiale e rischia di mandare a monte, come è successo poi, e di causare gravi danni anche economici a scuderie e team che hanno visto le macchine distrutte, che in altre occasioni non sarebbe successo quanto si è visto. Ma il problema, secondo me, principale della categoria, ok, va bene revisionare anche l'aerodinamica, revisionare, perché queste auto comunque sono sempre più complesse, basti guardare le alette, le ali che hanno, però il problema principale, secondo me, sarebbe comunque quello di andare a revisionare i circuiti, perché se tu guardi piste come Spa, per assurdo anche a Baku ci sono sempre belle gare, perché comunque sì, è un circuito che ha le sue difficoltà, le sue caratteristiche, con un circuito stretto, tortuoso, quello che vuoi, però comunque l'ultimo settore c'è quel lunghissimo rettilineo di 1 chilometro e due, se non ricordo male, che comunque ti permette di prendere la scia e di superare, ok? Però ci sono circuiti, andrebbero comunque revisionati totalmente. È il problema principale, secondo me, della categoria. Più che le macchine, i motori, tutto quello che volete, sono tanti, tanti, tanti circuiti. Perché ci sono circuiti dove comunque si riescono comunque a vedere anche manovre importanti, manovre comunque dove serve ancora il talento. Al Mugello, per esempio, è stato bello, anche le qualifiche al Mugello sono state una sfida per i piloti. E poi io non sono d'accordo quando si associa lo spettacolo alla bellezza del circuito, cioè un circuito bello tecnicamente non per forza deve essere spettacolare. Vi faccio un esempio: Suzuka. Suzuka è una pista dove è difficilissimo superare, però è di una spettacolarità bellissima. Cioè, il Suzuka è bello anche a vederlo, cioè vedere i piloti guidare a Suzuka è un qualcosa di bellissimo. Cioè, quando i piloti escono dallo snake del primo settore e si lanciano giù verso la Dunlop, che è quella curva quasi quasi a gomito, ma è una curva veloce.
prima di passare nel sotto il sottopassaggio, cioè è una vista bellissima. Certo, però a Suzuka generalmente le gare sono un po' noiosette, però il fatto di associare, cioè si fa un grosso errore, l'associare un circuito è spettacolare perché le gare sono spettacolari, no, perché Baku non è un circuito spettacolare, però comunque le gare sono spettacolari, Suzuka è una bella vista, però comunque generalmente vediamo gran premi sempre noiosetti a Suzuka. Un'altra bella vista secondo me è per esempio l'Hungaroring, l'Hungaroring da guidare secondo me è fantastica, per esempio anche Monte Carlo, gare noiose, però se parli con qualunque pilota ti dirà che il circuito più bello dove guidare probabilmente è Monte Carlo. Cioè io ho sentito un'intervista recentemente di Hamilton ha detto la mia pista preferita da guidare è Monte Carlo, perché l'emozione che ti dà Monte Carlo, dove non puoi sbagliare un millimetro, è fantastico. Certo, poi vedi Monte Carlo, il Gran Premio è di una noia mortale, però spesso si confonde la spettacolarità dell'evento con la bellezza del circuito, bellezza intesa, bellezza tecnica della pista. Per esempio il Mugello secondo me è favoloso come circuito, cioè non so cosa ne pensate voi. Poi al di là o meno se c'è stata una gara spettacolare per via delle ripartenze, degli incidenti, ok, però secondo me il Mugello, ok, sarà costretta, sarà quello che volete, però il Mugello secondo me è stata una pista molto molto bella e ho visto rifare piloti cose che non si vedono nelle altre piste. Cioè io ho visto Russell in qualifica nella Q1 all'arrabbiata mettere due ruote sulla ghiaia e accelerare per cercare di ottenere cioè cose che non vedi a Sochi, che non vedi a Singapore, non vedi in altre piste. Daniele. Allora, sì, beh, sicuramente è vero quello che ha detto Davide di non associare la bellezza tecnica della pista alla bellezza delle gare, che effettivamente le gare sono una variabile complessa perché possono essere belle e brutte a seconda della pioggia, a seconda se un top driver parte in ultima fila per una rottura di un motore in qualifica. Insomma, la gara spettacolare nasce, si condisce, no? Con dei parametri che effettivamente vengono aggiunti di giorno in giorno, dal sabato, no? Alla domenica, quindi però effettivamente io la vedo più dal punto di vista tecnico che sentimentale, come Davide, nel senso che il limite dei circuiti effettivamente c'è stato, ha detto bene Davide, non è cambiato molto nel corso dei decenni. Sì, sono cambiate tante piste con l'avvento di Tilk, i tilcodromi, le piste nella zona più sperduta del pianeta, in Asia, eccetera, eccetera. Però effettivamente, secondo me, dovrebbe esserci un parametro puramente tecnico, oggettivo, per cui determinate piste. Non dico debbano sparire dal calendario perché comunque la storia si deve rispettare, ma dovrebbero avere delle modifiche. Io, proprio per citare Monte Carlo, che è una pista sicuramente la più affascinante perché sia per il contesto tra le navi, yacht, tra i muretti, il glamour, però effettivamente è una pista anacronistica per la Formula 1. Già basta vedere i tempi che hanno fatto in qualifica nel 2014 e quelli che fanno nel 2019, che hanno fatto nel 2019. Cioè si parla di secondi, secondi e secondi. E non vorrei fare un salto all'indietro negli anni 80 e negli anni 70. Quindi una pista come Monte Carlo, un tracciato come Monte Carlo, non è per la Formula 1. 22 secondi tra la pole position dello scorso anno e quel famoso giro nell'88 di Senna, quando Senna disse di essere aveva avuto le visioni mistiche, il giro Ecco. perfetto. 22 secondi di differenza a favore delle auto 2019. Cioè, Ecco, era una. questa è una vergogna, nel senso è una cosa imbarazzante perché non si può mantenere uno stesso tracciato con cui c'è un gap di 22 secondi, vuol dire che c'è qualcosa che non va, perché se aumentiamo la velocità delle vetture, automaticamente diminuisce in maniera proporzionale la possibilità di avere gare spettacolare a livello di sorpassi, perché si sa, le Formule 1, diciamo, odierne girano in un minuto, forse neppure a Monte Carlo, un minuto e qualcosina, quindi. Al di là del crono, le attuali Formula 1 sono talmente grandi e grosse che in piste come queste, ma anche Suzuka, Mugello, altre che hanno la sede stradale piccola, due macchine, una fiaccata all'altra, Monte Carlo scordiamocelo, e quindi processioni ogni anno senza sorpassi. Dall'altra parte, queste monoposto, rispetto a quelle passate, rendono difficile
lo spettacolo che comunque è anche reso difficile. Ma io dal punto di vista tecnico aerodinamico sullo spettacolo, ripeto, è più pesante il deficit della pista piuttosto che quello tecnico delle vetture, proprio perché, come ha detto Davide, sempre per citare Hungaroring, gare quasi sempre bellissime, belle. Hungaroring è un circuito che è strettissimo, in cui effettivamente non si può passare se non in casi proprio estremi. E, come hai detto te, ci aggiungiamo pure un'auto che oggi sono enormi, sia dal punto di vista di larghezza, che quindi le auto odierne sono arrivate a certi limiti, per cui determinati circuiti come Monte Carlo devono essere rivisti, o si allungano, o si cambiano, insomma non sono più circuiti per le Formula 1 odierne. Quindi al di là del sentimento, al di là magari fare solamente la qualifica a Monte Carlo. Ecco, io sarebbe il top. Ecco, sarebbe magari possibile per certe gare, magari chissà perché, come ha detto Davide, variare anche il regolamento, dare maggiori punti in qualifica, dare più punti, non so, dare punti in qualifica, in modo tale da premiare anche coloro che rischiano sul giro secco, che poi è l'unica emozione che si ha, perché poi quando si spengono i semafori... Io in questo caso... scordarci la griglia invertita, no, non la Formula 2 in parte è così, però formule anche qui artificiose che andrebbero ad annullare totalmente lo spirito della Formula 1. Si facessero i cambiamenti, le riforme necessarie usando la testa, e allora sì che lo spettacolo si potrebbe mantenere davvero. Anche perché secondo me questa Formula 1 attuale non viene riconosciuta, comunque non vengono dati i giusti meriti a questa Formula 1 attuale. Cioè, secondo me questa Formula 1 attuale, a parte il dominio della Mercedes, i domini ci sono stati sempre in Formula 1, certo quello della Mercedes è più lungo rispetto agli altri domini, però cioè, questa Formula 1 è diventata, sono diventate auto impressionanti, cioè ti danno proprio il senso della velocità in curvoni, per esempio di Barcellona, nella curva 9 del Montmeló, cioè anche in TV ti danno proprio la sensazione della velocità, così come la davano al Mugello nelle due arrabbiate. Però secondo me questa non viene riconosciuto il merito a questa Formula 1. Cioè, si parla sempre delle Formula 1 degli anni 80, delle Formula 1 degli anni 90, degli anni 70, però secondo me questa Formula 1, probabilmente anche il sound non fa sì che comunque non si dia il giusto merito a questa Formula 1. Le auto adesso sono più ergonomiche, sono più comode, se tu per esempio guardi il giro di Senna, quel giro che io nominavo poco fa, cioè sembra che quell'auto di Senna era ingestibile, cioè ti fa proprio paura a sentire quel sound, a vedere quella macchina, quelle vibrazioni. Se guardi la pole position dell'anno scorso di Hamilton, cioè sembra seduto su un salotto, eppure dici quella macchina 22 secondi più veloce, quindi... Però non viene riconosciuto il giusto merito a questa Formula 1, che in questo momento è il top di sempre a livello di efficienza, a livello di carica aerodinamica. Veloci, ipertecnologiche, dal 2022 si cambia, ma comunque lo spettacolo, se c'è, ci si diverte anche. Io aggiungerei... Anche se io non sono molto a favore delle regole 2022. Secondo me vedremo una Formula 1 un po' troppo, vedremo Formula 1 un po' troppo simili, un po' troppo standardizzate. Secondo me la Formula 1 non dovrebbe essere standardizzazione, o perlomeno alcune parti sì, però io ho dato una lettura rapida al nuovo regolamento, mi sembra molto, molto restrittivo. È come aver ingabbiato delle tigri, che alla fine in una gabbia 2x3 non lasciano libertà di sviluppo, non ci sono test, cioè, tutti al grido, green, e poi non sto a polemizzare, ma lo faccio, lo sponsor, uno degli sponsor della Formula 1 è l'azienda chimica più inquinante al mondo, io toglierei il parco chiuso, magari anche il warm up la domenica,
I motori da qualifica, i motori del sabato pomeriggio. Ma quello magari no, il modo di vedere, però ci sarebbero tante cose da cambiare, invece di stare a mettere salsicciotti, polistirolo, inventarsi la più idiota delle soluzioni che alla fine incasina tutto, invece di pensare con la testa e fare quello che... Purtroppo il problema... Non si andrà avanti con l'Ibrim, va benissimo. Però sleghiamo un po' questi bolidi da lacci e lacciuoli che hanno, alla fine, secondo me, annullato lo spirito della Formula 1. Purtroppo il problema della Formula 1 è stato uno, il volere, l'ostinarsi a volere che anche i piccoli possano competere con i grandi. E questo va contro, secondo me, ogni logica dello sport, parere mio. È come se io, faccio un esempio calcistico, voglio che per rimanere nella Serie A di quest'anno, io voglio che lo Spezia lotti con la Juventus per vincere, non dico il campionato, per andare in Champions League. Quindi, secondo me, questi non sono i valori dello sport. Secondo me, nello sport, chi ha la possibilità di investire, cioè la Formula 1 non è per tutti. Cioè, se tu non puoi investire in Formula 1, bene, fai la Formula 2, fai la Formula 3. Ma la Formula 1, secondo me, dovrebbe essere la massima espressione dell'automobilismo, sviluppo, ricerca. Ma la Formula 1 del futuro probabilmente non sarà né ricerca e né sviluppo, sarà solo standardizzazione, congelamento, nella speranza di avvantaggiare i piccoli e poter dare loro la possibilità di lottare con i grandi, ma non potrà mai accadere. Questo non è sport, questo secondo me è teatro. Adesso, secondo me, è una Formula 1 allo joystick, dopodiché diventerà una Formula 1 totalmente a tavolino, e di divertimento dove speriamo di sbagliarci. Daniele? Allora, sì, faccio un piccolo passo indietro, no, riguardo a quello che diceva Davide per la stagione in corso. Allora, poi vi dico la mia su quanto riguarda quello che effettivamente si può dire su questa formula turbo ibrida che effettivamente attanaglia il palcoscenico del 2014. Allora, per quanto riguarda la stagione in corso, soprattutto per le decisioni in corso riguardo al 2021, io vi posso assicurare che al di là dei problemi mondiali per la pandemia, il calendario di Formula 1 soffre di altri tipi di problemi, che sono dei problemi molto più grandi, cioè dire problemi di organizzazione, tempi stretti e quindi anche di economia, perché effettivamente adesso le gare sono tante, sono anche belle, abbiamo visto che abbiamo avuto 3 Gran Premi in Italia, insomma, quindi la pandemia non è mai finita, anzi è andata ad aumentare, quindi non vedo il motivo per cui nel 2021 non si possa correre il campionato uguale del 2019 o 18, insomma, quelli. Quindi il problema è stato che la pandemia ha avuto un picco nel periodo in cui la Formula 1 aveva delle scadenze, quindi si è trovata, fra virgolette, come un po' tutti anche noi in Italia, presi alle spalle e quindi senza avere certezze, lì per lì si è bloccato tutto, si sono bloccate le tappe in Asia, poi negli Stati Uniti, nelle Americhe, però adesso sembra che, pur con tutte le difficoltà, perché ancora questa pandemia non tarda a cessare, il problema è che adesso si sa come agire, soprattutto a livello organizzativo. Quindi io credo che il problema adesso del calendario non esiste. Io penso che il calendario possa ritornare a quello del 2019 già da quest'anno, nel senso dopo che si può deliberare quello 2021, perché effettivamente la pandemia in ogni paese, in ogni nazione ha già, diciamo, avuto la sua massima problematica di gestione. Adesso anche la Cina, penso il Giappone, anche gli Stati Uniti, nell'America del Sud, diciamo, ha avuto dei progressi dal punto di vista organizzativo. Quindi il problema dell'F1 calendario è uno, il problema di avere le tribune piene da tifosi, quello è un altro discorso. Infatti quello, ripeto, ancora siamo lontani da riavere, ovviamente, autodromi, stadi, zone miste, quello è un altro discorso. Però per quanto riguarda il calendario, io penso che si possa riorganizzare con calma, come hanno fatto per quest'anno, alla fine, per questa seconda parte di 2020. Poi, sempre per riallacciarmi al discorso di Davide, allora, effettivamente la Formula 1 ibrida, e mi dovrei dirlo perché ero uno dei, diciamo, dei contrari al turbo ibrido, ha regalato a livello di spettacolo qualcosa che non ha regalato
nessuno negli ultimi 20 anni, lo dico a malincuore da ferrarista, perché adesso è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare. Allora, la parte di dominio Red Bull, quindi l'ultima dell'era spirata, bellissima, vuoto, è stata una noia mortale, a parte il 2012-10, insomma, proprio perché se andiamo a vedere le statistiche di vittorie sul numero di gare, ancora un certo Schumacher, un certo Vettel sono avanti ad Hamilton, proprio perché quello è uno dei campanellini di allarme per giudicare quello che è la noia. Ora, il 2011 e il 2013 sono state delle annate mortali dal punto di vista dello spettacolo, non per colpa di Vettel, attenzione, non per colpa della Formula 1 aspirata, semplicemente perché si sono condite in questa maniera. E criticavano Vettel come hanno criticato negli ultimi anni Hamilton. Addirittura qualcuno ha detto: ma il dominio di Hamilton è più falso, è falsificato. Insomma, ha meno valore le vittorie di Hamilton rispetto a quelle di Schumacher e di Vettel. Allora, è giusto, non si possono fare dei paragoni di epoche. Come abbiamo detto sempre, c'è l'epoca Schumacher, l'epoca Senna, Lauda, Prost, e c'è questa epoca qua dei piloti, diciamo Vettel ed Hamilton, per dirne due. Quindi non mi va di fare il gioco del paragone, del paragonare le 91 vittorie di Schumacher con le 90 di Hamilton o quelle che saranno dei record che batterà. Però è giusto dare, diciamo, a Cesare quel che è di Cesare. Sicuramente tante cose brutte, soprattutto nel primo biennio, dal punto di vista tecnico, auto lente, rumore molto 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 scadente dal punto di vista del decibel. Adesso i motori comunque suonano abbastanza bene, certo non è un motore aspirato, però effettivamente se andiamo a vedere oggi a bocce ferme il triennio 2014-2016, quindi quel periodo in cui effettivamente potevano lottare solo due piloti per la vittoria, dire Hamilton e Rosberg, in 40-60 Gran Premi, quello che sono, diciamo, un arco di 3 stagioni, hanno dato uno spettacolo che non hanno dato né Vettel, Webber, né Schumacher, Barrichello, ovviamente, no? Quindi dico, perché non si critica questo, diciamo, il biennio 2002-2004, quindi quelle 2 annate in cui Schumacher dominò con la Ferrari, e io che gongolo, perché ripeto, da tifoso di Schumacher gongolo, oppure il 2011-2013, perché non si critica quel biennio in cui Webber praticamente non c'era in pista, e Vettel vinse, non so se 15 su 18, insomma, effettivamente lo score dice chiaro, e le statistiche di Schumacher e Vettel di Gran Premi vinti su gare effettuate sono ancora maggiori rispetto a quello che ha fatto Hamilton. Quindi va bene che Mercedes ha stufato, però dobbiamo dare anche merito a Mercedes, soprattutto nel primo, diciamo, nella prima parte dell'era ibrida, di aver regalato qualcosa che purtroppo non hanno regalato né in Red Bull e né in Ferrari, perché Rosberg ed Hamilton se le sono suonate di santa ragione. Mi ricordo Spa, mi ricordo Suzuka, mi ricordo Monte Carlo, mi ricordo il tamponamento a Spielberg, mi ricordo l'altro tamponamento a Barcellona. Insomma, qualcosa che se andiamo a vedere nell'albo non esiste tra due piloti dello stesso team, ed è una cosa comunque che resterà nella storia. Quindi, al di là delle critiche a Hamilton, può piacere o non piacere, possiamo dire che magari le vittorie non sono come quelle di Schumacher o di Senna, però sicuramente Hamilton ha la fortuna di essersi trovato in un periodo davvero in cui ha avuto sempre comunque qualcuno con cui lottare. Questo io lo devo dire, perché molti ancora oggi dicono: con la Mercedes si è avuto un'uccisione dello spettacolo, non abbiamo avuto più le gare dell'aspirato. Io non sono d'accordo, io credo che quest'era dell'ibrido è l'era più spettacolare, e grazie anche alle politiche adottate da Toto Wolff, che non hanno fatto effettivamente sconti a Hamilton o a nessuno, perché effettivamente le gare sono state, a parte qualche raro caso, sempre lottate. Io credo che questa era, come ha detto Davide, sia l'era più spettacolare. Poi, vabbè, il 2022, per dare un accenno a quello che diceva Davide, sicuramente allora il passo in avanti o indietro da dove lo si vuole vedere c'è stato, perché sia con Pirelli, come abbiamo visto con Isola la settimana scorsa nella discussione, si passa dal 15 pollici al 18, e questo significa sostanzialmente avvicinarsi alle auto di serie per lo sviluppo in Formula 1. E siccome la Formula 1 è vero che nasce come massima espressione
tecnologica delle auto, insomma della tecnologia. Però l'obiettivo primario, come diceva appunto anche l'ingegnere Isola, ma anche altri addetti ai lavori, è quello di portare gli sviluppi della massima competizione nei giorni nostri, nelle auto dei giorni nostri. Parlo alle ibride, parlo alle full electric, e sicuramente già avere una copertura 18 pollici, profilo alto, diversa dalle 15, che ormai è un disegno, come diceva Isola, obsoleto, e porterà sicuramente tantissimi dati e sviluppi anche per le auto di serie, perché sicuramente ci avranno dei dati da poter usare per le vetture da, diciamo, da serie commerciale. Quindi sicuramente è vero, si azzoppa un po' la parte puramente meccanica, perché le auto saranno qualche secondo più lento, perché si azzoppa il carico aerodinamico, soprattutto nei curvoni veloci, avendo e sì l'effetto sottosuolo, l'effetto, diciamo, Venturi, ma avendo anche molti meno parti, diciamo, che generano carico aerodinamico. Penso alle zone dopo il diffusore, diciamo le zone indietro, la parte dell'attacco della sospensione, i barge board, insomma tante parti che a loro modo danno un carico aerodinamico completo. E io non lo so se è stato fatto per aumentare sicuramente il fattore sorpassi, perché da un lato hanno criticato anche il DRS i critici dell'ultimo tempo, perché il DRS dicono che sono sorpassi alla PlayStation con il bottoncino, ma nell'ottica di una Formula 1 in cui effettivamente il carico aerodinamico generato da chi è in, diciamo, a seguito di una scia è molto turbolento, ovvio che non si può avere un, diciamo, un insieme di fattori come per esempio il sorpasso in rettilineo, perché adesso solo ed esclusivamente grazie al DRS ci si può avvicinare, è inutile negarlo. Quindi se queste regole portano a un maggior sorpasso, magari a un maggiore modo di poter avvicinare la lotta tra due team, tra due piloti, va bene. Il fattore è che non si deve sviluppare questo gap, come ha detto Davide, di 3, 4, 5 secondi, tutti quanti con lo stesso motore, tutti quanti con lo... perché effettivamente si perde anche quella natura di ricerca tecnologica, non diventa più una Formula 1, come abbiamo detto anche nel nostro articolo, diventa un'ulteriore formula gestione, che già ne abbiamo avuto davvero tutto pieno, ecco, dopo un po' di anni a gestire gomme, pressioni, temperature, adesso anche un po' di poter sviluppare la massima prestazione in pista. Eh sì, tanti gli argomenti, soprattutto questi interessanti a livello tecnico, regolamentare per la prossima stagione. Il garage della Formula 1 chiude i battenti per questo primo appuntamento, che diventerà settimanale, quindi avremo modo di affrontare tutti i temi sul tappeto, sull'asfalto, sia nel campionato che quanto avviene fuori. Seguiteci sul sito salastampaformula1.com e sui nostri canali social. Grazie Daniele, grazie Davide. Grazie a voi tutti. Alla prossima settimana. Alla prossima.